Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi riaccendiamo, come periodicamente facciamo, i riflettori sul mondo della scuola perché siamo di fronte a una fase piuttosto interessante. Nel mondo della scuola tante cose sono cambiate nel corso degli ultimi, dell'ultimo anno e quindi è già questa l'occasione per fare qualche primo bilancio, ma soprattutto per guardare alla fase decisiva di ripresa delle attività in presenza di qui al prossimo anno scolastico, all'inizio del mese di settembre. C'è una frase di transizione altrettanto interessante ed è quella su cui oggi accenderemo i riflettori, vale a dire la scuola d'estate, sì, perché la scuola sostanzialmente in tante realtà didattiche ed educative del nostro paese non chiuderà totalmente i battenti durante il periodo estivo. È una ferma volontà del governo, della maggioranza, del ministro Bianchi di dar vita ad un progetto che riaccompagni gli studenti, ma anche il mondo stesso della scuola, anche gli operatori della scuola, ad un ritorno a una normalità che però sia un po' più evoluta rispetto a quella pre-Covid. Ne parleremo sentendo molte voci dal mondo della scuola nella nostra trasmissione come di consueto. Intanto io saluto e ringrazio il deputato Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle che è qui in studio con noi. Buonasera, diamo ai nostri telespettatori, diamo però il buongiorno anche a chi si collegherà tra poco sulla nostra piattaforma perché come ormai sapete noi registriamo qualche ora prima la nostra trasmissione. Saluto e ringrazio il professor Carlo Frascari, segretario regionale dello SNALS. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei, buonasera ai nostri telespettatori e appunto diamo il buongiorno alle due ospiti che abbiamo collegate sulla nostra piattaforma Zoom. Saluto e ringrazio Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'Istituto De Cecco di Pescara, benvenuta. Buongiorno, grazie a tutti buongiorno. E salutiamo anche Francesca Cantagallo, studentessa della Libera Associazione Studentesca di Pescara. Salve, buongiorno. Buongiorno anche a voi, grazie per l'invito. Bene, allora iniziamo subito, io inizierei proprio con Gianluca Vacca perché insomma chi più di lui ci può illustrare qual è la vera novità di queste settimane, una scuola che non chiude totalmente i battenti, tanti progetti che sono arrivati dagli istituti e insomma una risposta anche in termini di risorse economiche e umane da parte del governo per sostenere questa fase di transizione così delicata, Vacca. Sì, esatto, questa è non è una risposta, perché in realtà di risposte alle conseguenze della pandemia il governo ne ha già date e sapete tutti gli sforzi che ha fatto il governo e il Parlamento per cercare di garantire l'attività didattica dove possibile, o comunque mantenere le scuole aperte il più possibile, o garantire anche dove le scuole sono state chiuse il diritto all'istruzione. È però una risposta ovviamente a quello che è accaduto. Partiamo dall'analisi di l'ultimo anno scolastico. Purtroppo la pandemia, la seconda ondata, ha costretto le scuole in parte a restare chiuse o comunque a svolgere una parte dell'attività didattica in modalità a distanza. Sappiamo poi alcune scuole, fino ad alcuni ordini di scuola, tipo fino alla scuola media, sono state più aperte, altre per le superiori invece hanno avuto periodi di chiusura molto più lunghi. In alcune regioni soprattutto il comportamento, a mio avviso, un po' sconsiderato di alcuni presidenti di regione ha fatto sì che chiudessero tutte le scuole per mesi e mesi, quasi un intero anno scolastico, con tutte le scuole chiuse, parliamo anche di elementari, medie, asili. Ovviamente non è il caso dell'Abruzzo e fortunatamente, e questo va dato atto alla Regione, è riuscita a limitare il più possibile i giorni di chiusura totale delle scuole. Però alcune regioni hanno invece chiuso la scuola molto più a lungo, insomma ci sono delle situazioni di molto eterogenea. Cosa ha pensato il governo e il Parlamento? Già prima di questo governo, questo è un piano che affonda le radici già con il governo precedente, sapete che c'è stato l'avvicendamento appunto negli ultimi mesi, ma è un piano al quale si pensava già da prima. L'idea è semplice, sfruttare questo periodo che normalmente è di chiusura delle scuole per cercare di riavvicinare coloro che sono rimasti più indietro, quelli che hanno sofferto di più, quegli studenti che hanno subito maggiormente la chiusura delle scuole o la didattica a distanza, quindi non sono riusciti per svariati motivi a avere un percorso di studi regolare, hanno perso la socialità
ovviamente dell'andare a scuola, quindi il rapporto con i compagni, tutto quello che è anche la sfera sociale, dei rapporti sociali della scuola. Quindi lavorare con loro, mantenere le scuole aperte anche per il periodo estivo e recuperare soprattutto la socialità e anche iniziare a lavorare su quelle competenze che purtroppo qualcuno magari non è riuscito a, sulle quali qualche studente non è riuscito a lavorare a causa appunto di tutto ciò che è accaduto nell'ultimo anno scolastico. Quindi lasciare le scuole aperte, per fare questo sono state stanziate le risorse importanti come mai in precedenza, più di 500 milioni in totale, suddivisi in tre tranche, 150 milioni sono stati già assegnati, con più di 3 milioni già arrivati assegnati alla nostra regione, più 350 invece verranno assegnati con un bando al quale hanno partecipato le scuole, e altri 40 milioni con un altro linea di finanziamento, comunque più di 500 milioni di euro per permettere alle scuole di restare aperte e smettere di fare una serie di attività che le scuole organizzeranno con la loro autonomia. L'autonomia scolastica oggi permette ovviamente alle scuole di organizzarsi autonomamente e quindi si faranno corsi di sport, socialità, attività creative, recupero anche di alcune competenze, soprattutto le materie cosiddette STEM, quelle scientifiche, ma anche arte, teatro, tante attività che le scuole possono organizzare insieme agli enti territoriali, ovviamente insieme alle associazioni, insieme alla realtà culturale del territorio. Esistono i cosiddetti patti di comunità che si possono stipulare oggi proprio, che permettono alle scuole di organizzarsi autonomamente, insomma organizzare e fare in modo che il rientro a settembre delle scuole, il ritorno a settembre a scuola avvenga appunto nella maniera già con un percorso avviato. Frascari, voi che rappresentate il personale della scuola, il personale docente, ma anche quello ATA, l'organico che è sempre insufficiente, che dovrebbe presidiare questa fase estiva, ecco, voi, intanto come avete accolto questa iniziativa e soprattutto avete ancora delle perplessità, degli scetticismi, e ci spiega anche il meccanismo di adesione da parte del personale, magari anche a beneficio di qualche informazione per chi volesse partecipare a queste attività estive. Allora, intanto grazie dell'invito di nuovo. È un'occasione, penso, per riflettere, perché quello che diceva l'onorevole Vacca chiaramente è un'impostazione del governo per venire incontro ad alcune criticità che si sono manifestate. Io però voglio fare osservare in premessa che la scuola ha comunque funzionato in questo periodo, anche dove c'è stata una più prolungata chiusura da parte delle regioni. Anche io sono d'accordo che spesso, insomma, si calca un po' troppo la mano su queste cose, però anche lì la scuola ha comunque funzionato, cioè non possiamo mettere in evidenza una carenza educativa totale. Soprattutto nel primo ciclo, bisogna dire che il primo ciclo ha avuto meno chiusure, sia da noi sia nel resto d'Italia, e quindi hanno potuto, non al 100%, ma io azzarderei oltre l'80%, fare quei percorsi che si fanno normalmente perché sono stati quasi sempre in presenza. Diverso è un po' il problema della scuola secondaria superiore, perché in quel caso, insomma, in base ai vari DPCM che si sono susseguiti, insomma, ci sono state maggiori restrizioni. Il fatto è che il recupero, della socialità, che noi vediamo con grande favore, e quindi l'ipotesi, messa in campo di per sé favorevole, il recupero della socialità, a nostro avviso, si fa, sì, è vero, con percorsi alternativi, ludici, socializzanti, ambientalisti, perché adesso nelle scuole se ne fanno di parecchi tipi, però sostanzialmente noi vediamo che il vero recupero, della socialità è il gruppo classe, perché la scuola nasce, si sviluppa e si esplica, all'interno di un gruppo di persone, non solo la classe ma anche i compagni della classe, che frequentano l'istituto nei tempi normali, Immaginiamo che questo possa essere un percorso straordinario che hanno messo in campo le scuole con grande sacrificio, però la normalità
che noi chiediamo, cioè la normalità significa la riorganizzazione normale della scuola, a settembre possa essere, come adesso non abbiamo le ultime notizie, insomma, possa essere quella che in realtà rimette a posto le cose, perché comunque questi progetti hanno due tipi di, diciamo, step. Il primo è che sono ad adesione volontaria da parte delle famiglie, però ho sentito che insomma su questo delle famiglie o degli poi studenti poi sentiremo gli studenti, sempre, ecco. E questo, diciamo, può essere che sia abbastanza diffusa l'adesione. E poi c'è la facoltà del personale, come diceva lei, di aderire in via non obbligatoria, soprattutto penso ai docenti, perché ove nelle scuole c'è stata un'adesione insomma dei docenti, la cosa può essere più importante. Dove invece questo non è stato possibile, non sarà, perché sono libere scelte, insomma, allora nel caso in cui le scuole dovessero affidare questi progetti e questo sviluppo ad enti o personale esterno, noi la cosa la vediamo meno importante, meno cogente, perché si rischia che la socialità diventi in realtà un recupero ludico, ecco. Allora, penso che tutti soprattutto sappiamo, nei mesi di luglio e di agosto, ecco, tutti perché sappiamo. I docenti a luglio e agosto comunque non entrano in campo, no, in questo piano. No, potrebbero entrare in campo, potrebbero entrare in campo volontariamente, ma teniamo conto che il personale deve comunque andare in ferie. E viva Dio, devono andare in ferie anche i dirigenti scolastici, non è che il dirigente scolastico deve stare lì dalla mattina alla sera. C'è qualcuno e tra poco, ecco, che è qui già che ci sta dalla mattina alla sera. Appunto, però non possiamo pretendere, lei diciamo, lo sa bene, professor il sacrificio. Perché quindi, e c'è anche questo problema, quindi, che le segreterie sono state invitate, diciamo, dai rispettivi capi d'istituto a impostare delle procedure, soprattutto per i PON, che sono abbastanza complesse, in un periodo in cui comunque le ferie bisogna darle al personale. Quindi questo è un altro punto di criticità dell'intero sistema. Insomma, l'idea è buona, diciamo, può essere, mettiamola così, poi a quanto alla effettiva completa utilità lo dobbiamo verificare. Ci sono dei punti critici, diciamo, che possiamo non mettere che abbiamo in evidenza, sentito. Allora, vediamo sul campo com'è la situazione, ci faccia qualche esempio concreto, preside certo. di Pietro. Lei ha già impostato un programma che è già stato sì, in qualche modo finanziato, l'avete anche illustrato in settimana. Ecco, che tipo, queste problematiche sono state esposte dal professor Frascari, come vengono superate nel suo caso specifico? E ci dica anche cosa accadrà questa estate all'Alberghiero, che è uno, ricordiamo, dei campi della formazione e dell'istruzione superiore che è tra i più penalizzati, non avendo potuto svolgere gran parte di attività di laboratorio proprio per il lockdown in questi mesi. Preside. Grazie, dottor Perantoni. Ecco, io vorrei partire proprio da qui, dal discorso della penalizzazione dei professionali, perché il mio collega Frascari ha parlato prima di forte penalizzazione, soprattutto delle scuole superiori, che sono quelle che hanno maggiormente svolto quest'anno attività a distanza. Ma in realtà questo non è così vero, lo è per gli istituti, per gli licei, ma non è così vero per gli istituti professionali, perché in particolare l'istituto Alberghiero, il mio istituto Alberghiero, ha svolto durante il periodo della DAD attività laboratoriali. E l'onorevole Vacca lo sa bene, perché proprio a lui ci siamo rivolti per avere chiarimenti in merito ai decreti ministeriali e di CM che autorizzavano le attività laboratoriali anche laddove c'era la previsione della didattica a distanza al 100%. E noi ci siamo avvalsi di questa possibilità, che è stata poi chiarita e riconfermata anche a livello regionale, e ce ne siamo avvalsi proprio perché i laboratori, come giustamente lei sottolineava, sono il focus della formazione professionale. Sono, potremmo dire, il segmento chiave che permette di acquisire quelle competenze, quelle abilità e competenze, quindi non solo abilità, ma vere e proprie competenze tecnico-specialistiche che poi permettono l'inserimento, agevolano l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi gli istituti professionali, un istituto
professionale come il mio, comunque è riuscito a svolgere in buona parte dell'anno, sia pure con limitazioni e rotazioni di classi, le attività laboratoriali. E questo significa che si è tanto lavorato. E io avverto, vedo i nostri docenti che sentono anche la stanchezza, la fatica di un serio impegno, di un anno di lavoro che è stato svolto seriamente a distanza ed è stato svolto questa ultima parte dell'anno fortemente in presenza, anche se prudenzialmente non al 100% ma al 70%, e che comunque ha impegnato i docenti di laboratorio e gli studenti nelle attività proprio di indirizzo. E quindi si è lavorato anche quest'anno. E però io credo che venendo all'aspetto più del piano, diciamo all'aspetto che vogliamo affrontare oggi, il piano istituto, nonostante la fatica che i docenti hanno vissuto, nonostante la fatica di noi dirigenti scolastici, che ci siamo trovati a gestire una organizzazione di grandissima complessità, e quello che è venuto fuori da parte di molti docenti volontari è proprio la volontà di aderire al piano scuola estate. E vi dico perché. Perché il piano scuola estate usa una parola, un'espressione molto importante, cioè ne usa tante, ma ce n'è una che è quella su cui, che è quella che ha fatto leva su di noi, e questa è socialità, relazione. Perché il piano scuola parla sì di attività che sono di rafforzamento degli apprendimenti, ma quello ci interessa forse meno, perché come ho premesso gli apprendimenti comunque ci sono stati, magari non con le stesse modalità, con più difficoltà, ma comunque in qualche modo ci sono stati. Quello che invece è fondamentale è il recupero della socialità, quello che è fondamentale è far fronte a certe esigenze, a certe dinamiche emotive, a certe forme di insicurezza, di stress che i ragazzi hanno vissuto, oltre naturalmente anche ai docenti e oltre a tutti noi personale della scuola. Bene. E allora quando si è parlato di piano scuola estate, la prima cosa che è venuta in mente ai nostri docenti è lo sport vissuto come momento proprio di socialità e di relazione. E allora diciamo l'impianto, la gran parte dell'impianto del nostro piano scuola avverte proprio sul recupero della socialità attraverso attività ludico-motorie, ludico-sportive o addirittura di gioco didattico, però all'interno, cioè all'esterno, diciamo in spazi aperti che sono poi gli spazi dello sport. Bene. Io ovviamente vorrei sentire su questo però il parere dei più diretti interessati, che sono gli studenti. Intanto rispetto alle valutazioni che Francesca ha ascoltato relativamente a quello che è accaduto in questi indimenticabili per tanti versi mesi trascorsi con la DAD, e poi soprattutto rispetto allo stimolo reale che uno può avere nel periodo estivo a partecipare alle iniziative di scuola d'estate. Qual è stato l'impatto su voi studenti, Francesca Cantagallo? Allora, praticamente siamo arrivati alla fine di uno degli anni più provanti dal punto di vista mentale e fisico per tutti, tanto per gli studenti quanto per i professori. E durante quest'anno siamo stati privati praticamente di tutto, dello sport, cinema, teatri o anche delle relazioni all'interno di una classe, che sono fondamentali. Quindi da questo punto di vista si può dedurre che la socializzazione è fondamentale. E come ha sottolineato il ministro Bianchi, questa è un'occasione per ridare agli studenti la socialità sino ad ora persa a causa della pandemia. E questo progetto, se organizzato adeguatamente, potrà essere un'importante occasione per crescere e maturare, anche metterci in gioco e sviluppare delle nostre idee. Si potrebbero effettuare dei lavori di gruppo con un compromesso per svolgere attività più leggere, ma non per questo meno didattiche. Ad esempio, sarebbe interessante parlarne delle tematiche di attualità che nel mondo scolastico vengono messe da parte. E anche, come ha detto prima la preside dell'Istituto Alberghiero,
creare delle organizzazioni di attività sportive, così da favorire la socializzazione tra le classi. Ecco, socializzazione tra le classi, però rispetto a quello che ha dichiarato prima il professor Fascari, cioè della rilevanza del gruppo classe, ecco, voi avete avvertito in questo periodo insomma, uno sfaldamento in qualche modo, anche proprio dell'idea educativa di base legata al gruppo classe, ecco, tra voi studenti ne avete discusso di questo, Francesca? Sì, assolutamente, ne abbiamo risentito. Comunque la scuola dà la formazione, ovvero educazione, istruzione, e per ottenerla ci vuole un dialogo che attraverso uno schermo non sempre vi è possibile, specie tra noi studenti che comunque anche nel periodo della ricreazione vi è quel momento di pausa che possiamo dialogare, invece con la didattica a distanza, stando a casa, non possiamo avere questo contatto fisico di parlare. La socializzazione è un aspetto molto aspetto principale della scuola, senza di esso non può continuare comunque. Hai avuto dal tuo osservatorio una percezione del numero, della percentuale di chi aderirà a scuola d'estate tra i tuoi coetanei? Allora, ne ho parlato con la mia classe e i progetti che hanno esposto nella mia scuola sono molto educativi. Che scuola è? Quindi, il liceo Marconi, il liceo delle scienze umane. Bene. Quindi, insomma, mi pare che ci sia una buona adesione, dunque? Sì, perché sono comunque progetti che non creano un'impostazione fissa dove si deve per forza ripetere l'argomento come avviene di solito in classe, invece sono proprio progetti che creano anche danno una creatività, ad esempio vi è il progetto di ceramica o anche di musica con chitarra classica, violino, o progetti sportivi come yoga, canottaggio, progetti che comunque si basano sempre sulla centralità della socializzazione per unire noi studenti comunque. Bene, grazie Francesca. Noi ci fermiamo per la prima pausa, poi torneremo in studio per continuare ad approfondire questi temi. In linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di questa fase di transizione che vive la scuola tra un anno scolastico che sicuramente è stato condizionato da grandi difficoltà legate alla pandemia a uno scenario nuovo e diverso. Però io vorrei chiedere a tutti coloro che sono oggi a parlarne al mio tavolo di discussione, che cosa ha lasciato questo anno scolastico che si sta chiudendo alle nostre spalle? Sappiamo che nulla sarà come prima e soprattutto l'approccio alla didattica a distanza e soprattutto le cose a cui il mondo della scuola non era preparato prima della pandemia, che tipo di lettura in positivo possono avere, perché poi sappiamo che a partire dal prossimo anno nulla sarà comunque come prima, dal punto di vista dell'organizzazione della scuola e soprattutto se alla luce di queste situazioni improvvise l'organizzazione, gli organici sono all'altezza di questa fase critica di trasformazione. Deputato Vacca. Sì, allora, questa è una domanda interessantissima perché abbiamo vissuto un anno, anzi più di un anno e mezzo ormai, perché è iniziato l'anno scolastico scorso, la prima. Sì. Con la prima ondata, quindi che bisogna di straordinario, dove la scuola si è messa in discussione, si è dovuta riorganizzare, si è dovuta reinventare, perché la didattica a distanza, sono d'accordo con quanto è stato detto prima, la scuola non ho mai detto che la scuola ha interrotto le sue attività, la scuola non ha mai interrotto fortunatamente l'attività didattica, il diritto all'istruzione è stato sempre garantito anche laddove le scuole sono state chiuse più a lungo purtroppo. A causa delle decisioni dei governatori delle regioni, però anche per le fasce piccole. Però c'è un dato su cui bisogna riflettere. Innanzitutto
è vero, la scuola è rimasta aperta, ha cercato di mettere in campo tutte le strategie che, grazie anche ai fondi, agli stanziamenti straordinari, al personale straordinario che è stato messo a disposizione delle scuole, tutta una serie di risorse che sono state attivate per permettere alle scuole di fronteggiare questo periodo. Però c'è un dato, nonostante questo, e questo dato è incontrovertibile, purtroppo le elaborazioni si stanno facendo, iniziano a delinearlo anche in maniera un po' più chiara. Questo periodo di disagio, di chiusura parziale delle scuole, di difficoltà nel garantire l'attività didattica, ha influito soprattutto sulle fasce più deboli. L'Italia era già un paese con il più alto tasso di abbandono scolastico e questo è un dato che ci deve far riflettere. La pandemia, le misure di contrasto alla pandemia hanno influito, hanno toccato proprio quelle fasce che già prima erano più deboli. Quindi iniziano ad arrivare i primi dati, sembrerebbe che la dispersione scolastica, l'abbandono scolastico possa aumentare dopo quest'anno e mezzo di pandemia. I problemi di cui parlavamo prima, la socialità perduta oppure le difficoltà anche nel portare avanti i percorsi di didattica a distanza sono stati subiti e spesso hanno aumentato l'allontanamento dalla didattica proprio per quegli studenti che già prima avevano maggiori difficoltà perché vivono magari in contesti sociali, familiari, difficili per tantissime ragioni, ma e quindi là dobbiamo intervenire. Ecco perché il progetto questo qua per la scuola d'estate credo che sia importante, perché deve servire proprio soprattutto a loro, soprattutto a quella fascia di studenti che ha subito maggiormente le misure per il contrasto alla pandemia, e soprattutto a loro e varie volte. Poi seconda riflessione, ovviamente la didattica a distanza è stata importantissima, è stata fondamentale perché ha permesso di portare avanti l'istruzione anche con le scuole chiuse. E da quella didattica a distanza lo dobbiamo far tesoro, perché ovviamente il processo di innovazione didattica va avanti, quindi il processo, l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica credo che sia importantissimo, e quindi bisognerà far tesoro di tutta l'esperienza, di tutte le competenze che i docenti hanno dovuto acquisire in questo anno e mezzo per far sì che non si fermi e che il processo di innovazione didattica continui. Ecco, la interrompo per un altro aspetto che non è stato sottolineato, che non riguarda proprio la didattica, ma per esempio quanto ha favorito nel mondo della scuola la dematerializzazione, l'utilizzo di questi strumenti? È un processo che nelle scuole non sarebbe mai stato implementato in maniera così robusta come per necessità è avvenuto nell'ultimo anno. Assolutamente, quello che dicevo prima, sia per quanto riguarda la didattica, ma per quanto riguarda anche i processi amministrativi, ovviamente in realtà già era in atto il processo di dematerializzazione della parte amministrativa delle scuole, c'è stato anche questo, poi apriamo il capitolo della formazione del personale, delle competenze del personale che si è dovuto anche in questi anni aggiornare continuamente per affrontare queste sfide. Però sì, quello che dicevo prima, in generale il sistema scuola deve far tesoro proprio di quello che è avvenuto in questi mesi e continuare sulla strada appunto dell'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare sia dal punto di vista didattico, quindi l'innovazione didattica, non sostitutivo, io lo dico sempre, la didattica, l'innovazione e la didattica digitale non deve essere, gli strumenti tecnologici e digitali non devono essere mai sostitutivi della didattica in presenza, ma complementari, bisogna lavorare sulla complementarietà. L'ultimo tema che pongo è quello dell'apertura delle scuole, perché si parla al territorio, perché prima si parlava anche di questo. Io credo che quest'estate noi avremo un test importante su quello che ritengo anche sarà fondamentale per i prossimi anni, cioè l'apertura delle scuole al territorio. Le scuole già, molte scuole lo facevano prima, ma quest'estate noi avremo la possibilità di sperimentare nuovamente nuove forme di apertura delle istituzioni scolastiche al territorio. È bello che le scuole siano sempre più, non soltanto, è vero, la socialità avviene nel gruppo classe, ma la scuola è tanto altro, la scuola deve diventare un presidio di cultura, di sport, di socialità, non soltanto durante le ore di attività didattica, ma anche nel resto del periodo, di quando normalmente le scuole sono chiuse. Questo può essere un test importante quest'estate, perché io credo molto nella funzione sociale delle scuole come luogo di aggregazione sociale, non soltanto durante le ore di scuola, ma anche per tutto il territorio in cui la scuola vive.
Professor Frascari, lo scenario penso che sia altamente condivisibile quello che è stato ipotizzato da Gianluca Vacca, anche come indirizzi per il futuro, però insomma i protagonisti sono sempre gli stessi per quel che riguarda i numeri del personale della scuola, personale che è stato sottoposto insomma a un anno e più, ricordava giustamente il deputato Vacca, di insomma, stravolgimento anche della propria attività didattica, oltre che diciamo, nella vita lavorativa, del rapporto con gli studenti, del rapporto con l'istituto scolastico di riferimento. Insomma, si vogliono fare tante cose, ma poi la coperta, diciamo, dei numeri, delle persone, delle risorse umane, insomma, è ancora abbastanza incerta, se vogliamo dire, non, per non dire uguale a prima. Sì, la sua domanda contiene già la risposta, fondamentalmente. Allora, io sono d'accordo con quello che diceva l'onorevole, perché è chiaro che la scuola si deve avviare in una fase nuova, insomma. E anche l'apertura al territorio, che in realtà già alcune scuole, ma no, molte scuole, insomma, già facevano e fanno, insomma. Ecco, un esempio può essere proprio l'Istituto De Cecco di Pescara, ma ce ne sono tanti altri. Il problema è quello che diceva il nostro direttore, cioè noi adesso abbiamo un'occasione. L'occasione è che la scuola ha mostrato le sue potenzialità e sono quelle professionali, cioè qui tutti hanno partecipato a una situazione straordinaria, dai collaboratori scolastici fino ai dirigenti scolastici, e questa è stata una cosa positiva, c'è un riscontro che in tutte le scuole vediamo di una grande disponibilità e di, oserei dire con un termine obsoleto, abnegazione, insomma, per sopperire a questa carenza. Ma attenzione però, noi dobbiamo tener conto che si è anche messa in evidenza la carenza organizzativa generale del sistema scolastico. E dove lo possiamo inquadrare? Ecco, innanzitutto in un rallentamento che c'è stato negli anni dell'adeguamento ai sistemi digitali. Ma questo non è solo colpa delle scuole, perché le scuole, se avessero avuto le disponibilità economiche, avrebbero fatto molto di più. Pensiamo per esempio alla carenza delle reti a livello nazionale, che ha prodotto quella disuguaglianza che diceva prima l'onorevole, che sono perfettamente d'accordo, per cui qui si è perso diciamo, il lato debole di questa nazione in questo periodo, ma è uno dei motivi è questo, cioè la carenza delle reti informatiche. Un altro problema, diceva lei, è quello degli organici. Ora qui non possiamo continuare a pensare di sviluppare le competenze di giovani che devono raffrontarsi con il mondo e poi tenere bocce ferme per quanto riguarda gli investimenti nella scuola. C'è una grande occasione, francamente lo dobbiamo dire, e la grande occasione è il PNRR, perché se in questo caso gli oltre 30 miliardi che sono stati destinati al sistema istruzione e ricerca saranno spesi bene, noi questo abbiamo delle idee nostre, diciamo, anche dal punto di vista sindacale, ma insomma ce ne sono tante, allora possiamo dire che è iniziata una nuova era. Ma questo adesso dipenderà da che cosa? Da due fattori: da quello che il Parlamento deciderà e, attenzione, da quello che le regioni riusciranno a fare, perché adesso il passaggio poi susseguente a quello delle decisioni nazionali sarà quello delle regioni. Ora noi sappiamo bene che la scuola ha bisogno di investire, di investimenti, gli investimenti sono pronti. Dobbiamo essere in grado di farlo bene e velocemente, forse è troppo quello che chiediamo, penso di no, perché lei ha citato le carenze storiche della nostra scuola, che non dico al 100%, ma al 70-80% potranno essere superate nei prossimi anni per dare una scuola più moderna, più efficiente, ma parliamo degli edifici, come parliamo delle reti, come parliamo del personale, insomma dovremmo dirne tante, forse ci vuole un'altra trasmissione, no. Ma insomma quella per noi è la grande occasione, certo. Non la dobbiamo sprecare. Ecco, su questo è importante che ci sia un forte ascolto delle esigenze concrete del mondo della scuola. Io questa domanda la voglio fare proprio alla Preside Di Pietro. Se lei fosse il ministro dell'istruzione in questo scenario, se lei avesse a disposizione i fondi del PNRR per investire sulla scuola, quali sono le priorità che lei affronterebbe in questa fase così particolare di trasformazione?
lavorerei moltissimo sull'organizzazione. Quindi noi ci troviamo ad avere delle segreterie che sono assolutamente sottodimensionate rispetto alle esigenze, ma non rispetto alle esigenze semplicemente del piano scuola, ma rispetto proprio alle nostre esigenze quotidiane. Abbiamo delle difficoltà enormi a far fronte a tutti i nuovi e alle nuove richieste, ai nuovi bisogni che vengono prospettati alla scuola. Quindi è assolutamente necessario rivedere la normativa che riguarda gli organici degli ATA. Inoltre noi dirigenti scolastici abbiamo una serie di impegni che sono in crescita esponenziale. Li svolgiamo con grande impegno, direi con un impegno quasi missionario, ma abbiamo bisogno anche qui di un supporto in più. Si è parlato tanto, ma finora si è solo parlato di supporti alla presidenza, ad esempio costruendo una rete di soggetti all'interno della scuola che non sono docenti, ma non sono neanche ATA, e che sono quello che potremmo chiamare il middle management. È molto importante per tutte le nuove sfide che la scuola deve affrontare lavorare in questa direzione. Quindi è importante, ad esempio, anche dare una maggiore valorizzazione ai docenti. I docenti stanno svolgendo un lavoro che è sempre più complesso e sempre più faticoso, e lo sarà molto, lo sarà per tutti noi, per tutto il personale della scuola l'anno prossimo. Noi quest'anno, e quindi il loro lavoro va riconosciuto, va valorizzato. Dobbiamo parlare di un vero e proprio prestigio sociale di un'intera categoria che deve essere messo al primo posto. E quindi lavorare su tutta la comunità, su tutte le componenti della comunità della scuola. Io apprezzo molto che questo governo abbia stanziato dei finanziamenti veramente notevoli, veramente straordinari, questo ministro, e nell'arco di quest'anno attualmente abbiamo avuto veramente una pioggia di risorse. Probabilmente alcune di queste risorse si potevano non destinare rigorosamente a certi fini, ma si potevano tenere allargate, sì, da permettere alle singole scuole di far fronte meglio alle loro esigenze, che sono molto spesso diversificate e specifiche. Io dico solo una cosa: l'anno prossimo noi partiremo con una grande sfida, perché noi scuole ci troveremo a dover rivedere tutto il nostro sistema organizzativo. Noi abbiamo organizzato finora le scuole, gli spazi, gli ambienti, abbiamo creato delle regole, regole che sono state create soprattutto per combattere il virus, non certo per rendere calde, per rendere autentiche le relazioni. Dovremo lavorare molto, come diceva Francesca, sulle relazioni, dovremo lavorare molto sul benessere. Abbiamo veramente bisogno di sentirci comunità forte, comunità apprezzata, comunità valorizzata, proprio anche a livello di prestigio, cioè che si riconosca il nostro grande impegno e il nostro grande lavoro. Bene, grazie Preside. Francesca, anche a te faccio la stessa domanda. Se tu fossi ministro dell'istruzione per un giorno, con fondi cospicui a disposizione, su che cosa indiretteresti insomma, la lotta alle criticità che vivete voi studenti in particolare all'interno del mondo della scuola? Allora, io lavorerei molto sul diritto allo studio. Con la didattica a distanza si è accentuato questo problema, così come gli altri che tra poco elencherò, quali ad esempio il comodato d'uso che molti studenti hanno fatto richiesta e non hanno potuto ottenere un dispositivo elettronico per poter seguire le lezioni. E prima della pandemia c'era invece il problema dei, che tuttora persiste, il problema del comodato d'uso sui libri. Un altro sono i trasporti pubblici, specie per la scuola, per le scuole superiori, che comunque la maggior parte degli studenti e studentesse sono pendolari e quindi si muovono per andare a scuola e per tornare a casa con un mezzo pubblico. E si è vista una carenza, la pandemia ha accentuato questa carenza, specie nella provincia di Pescara. E un altro punto, lavorerei sull'edilizia, comunque abbiamo visto tantissime problematiche, tra cui anche il mio liceo Marconi, che tra poco dovrà essere demolito, e noi studenti e studentesse del liceo Marconi non sappiamo dove andremo a finire il prossimo anno. Ecco, mi pare che siano temi molto concreti su cui ovviamente le risposte possono essere soltanto finanziarie, ma anche proprio di tipo progettuale in qualche modo. Volevo, se possibile, aggiungere che comunque noi
come collettivo studentesco Libera Associazione Studentesca, insieme a UDS L'Aquila e CST Lanciano, abbiamo stilato un manifesto per cambiare la legge sul diritto allo studio, che in varietà era il 1974, che cita proprio queste problematiche. Assolutamente, su questo sentiremo tra poco anche Vacca e ci fermiamo però per l'ultima pausa, poi andremo anche a concludere le nostre considerazioni. Linea alla regia. Siamo tornati in studio, Gianluca Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle, abbiamo ascoltato insomma tutta una serie di temi che sono stati sollevati nel corso dell'ultimo giro di interventi. Io a questo aggiungo anche, visto che siamo alle considerazioni finali, insomma uno scenario da dipingere, da costruire soprattutto per il prossimo anno scolastico, per il prossimo mese di settembre. Innanzitutto le scuole saranno davvero Covid free, si riuscirà a chiudere il tema della vaccinazione a partire da questa fase importante dei maturandi che si sta affrontando proprio in questi giorni. Da questo punto di vista, insomma, ci sarà un rallentamento delle misure limitative come quelle che descriveva giustamente la preside Di Pietro. Insomma, voi avete già degli scenari davanti, insomma, avete già qualche certezza da questo punto di vista, Vacca? Sì, ma allora, per quanto riguarda il tema dell'evoluzione della pandemia, noi ci auguriamo ovviamente, e i dati ad oggi, insomma, tutte le proiezioni vanno in quella direzione, che al netto di variazioni, di nuove insomma, mutazioni del virus, che al momento insomma, non dovrebbero preoccupare, non, quelle che ci sono non preoccupano, ma la campagna vaccinale e anche che avete visto si sta iniziando con quella dei maturandi, si sta valutando l'ipotesi di vaccinare anche i giovani della fascia delle scuole superiori, sostanzialmente da 12 anni in su. Quindi comunque a settembre la situazione sia per quanto riguarda il contenimento e la diffusione del virus sia sostanzialmente molto diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto in questi mesi e quindi permetta un rientro a scuola in sicurezza, un ritorno alla tra virgolette normalità o comunque a una frequenza regolare. E detto questo, tornando a quello che è stato detto prima, io sono d'accordo con tutto quello che gli altri ospiti hanno detto. E c'è il tema del PNRR, cioè il Recovery Fund, il piano di ripresa e resilienza che ha presentato l'Italia, dove l'istruzione è centrale, indubbiamente centrale, ci sono tante risorse, ci sono tante buone intenzioni, ora la sfida sarà quella di metterle in pratica e di attuare quello che è previsto. C'è il tema, abbiamo detto, dell'organico, è vero, bisogna fare in modo che gli organici della scuola siano sempre più, soprattutto anche quelli amministrativi, quindi non soltanto i docenti, ma anche gli amministrativi, siano adeguatamente formati e numericamente tali da affrontare le sfide che la scuola di oggi prevede. Il tema che sollevava la presa del middle management, cioè tutte quelle figure di supporto anche all'attività della dirigenza scolastica, è un tema che è presente anche lì nel piano scuola e che adesso bisognerà tradurre, speriamo, con l'aiuto dei sindacati, perché spesso i sindacati in passato sono stati un po' quelli un po' più che guardavano magari con diffidenza l'introduzione di nuove figure all'interno della professione, all'interno della scuola. Non mi riferisco al sindacato qui rappresentato, ma in generale spesso il mondo dei sindacati ha un po' magari avuto posizioni un po' più rigide su questo. Noi ci auguriamo che adesso con l'apertura, con tutto quello che è accaduto, ci sia un'apertura anche su questo, cioè fornire alla scuola di tutte quelle competenze umane, professionali e strumentali anche per permettere di affrontare le sfide sempre maggiori che la scuola dovrà avere. Il tema dell'edilizia scolastica, diceva prima la studentessa, è verissimo, anche lì, il problema dell'edilizia scolastica non è soltanto un problema di risorse, perché le risorse ci sono state anche negli ultimi anni, c'è stata una forte programmazione economica per il rinnovamento dell'edilizia scolastica. Il problema dell'edilizia scolastica è soprattutto la gestione di queste risorse e come spendere. Lì c'è il tema della proprietà degli immobili, che spesso gli immobili, forse non i telespettatori non lo sanno, ma sono di proprietà degli enti locali, comuni e province per quanto riguarda le scuole superiori, e spesso ci sono nell'erogazione, nella programmazione dei lavori, degli interventi e nell'esecuzione degli interventi, ci sono una serie di passaggi che rallentano probabilmente sicuramente l'esecuzione poi dei lavori. Quindi il tema non è tanto le risorse, ma il tema è quello di semplificare la gestione degli immobili e rendere più
ottimale la spesa per l'edilizia scolastica. E anche lì sarà centrale capire come verrà organizzato il piano di nazionale di ripresa e resilienza e come verranno organizzate, appunto, sapete, il governo sapete che sta organizzando proprio una cabina di regia per gestire tutti i fondi che arriveranno dall'Europa e per fare in modo che gli impegni che l'Italia sta prendendo vengano mantenuti nei confronti dell'Europa, ma soprattutto nei confronti dei cittadini, perché poi sono loro quelli che dovranno beneficiare ovviamente dello sforzo economico che l'Europa ha fatto per contrastare la pandemia. Professor Frascari, il ministro Bianchi ha dichiarato recentemente: all'inizio dell'anno scolastico, al suono della prima campanella, ogni studente, ogni classe avrà i suoi docenti pronti. Io vedo che già sta sorridendo, perché questa dichiarazione, cioè, mi pare di averla sentita in varie riprese, non soltanto negli ultimi anni, insomma. Che cosa la convince di più quest'anno nel voler essere così fiducioso nell'adempimento di questa, che siano iniziate prima le procedure di mobilità, insomma, che si voglia accelerare, che si è determinato un calendario diverso, che ci siano però poi tutti questi posti e gli uomini per i posti? Allora, quello che lei dice è una storia infinita in Italia, cioè non è utile che, insomma, qui c'è l'onorevole Vacca, che poi si è occupato anche di questo negli anni, pochi anni fa, diciamo. Allora, la questione di ogni docente a posto suo a settembre, secondo me, scusi che glielo dico così molto apertamente, anche quest'anno sarà molto difficile. Perché? Perché a fronte di dichiarazioni di questo genere ci sono ancora degli ostacoli. Non abbiamo ancora risolto la questione dei concorsi straordinari che dovrebbero concludersi a breve, e secondo le ultime stime, se le cose non dovessero velocemente modificarsi, ma nelle prossime settimane, noi avremo quasi 200.000 supplenti da sistemare. Ora, sistemarli tutti il primo settembre, mi lasci dire, non sarà possibile. Cioè, è una ipotesi, è una speranza che abbiamo tutti, io per primo, insomma. Cioè, qui si tratta di riorganizzare l'intero sistema e credo che non si possa fare in 2 o 3 mesi. Cioè, è un percorso che va fatto adesso per l'anno prossimo, per il 22-23, diciamo, ecco. Perché? Perché la macchina organizzativa della pubblica istruzione è la più complessa dello Stato. Se lei pensa che noi abbiamo circa oltre 1 milione di dipendenti, quindi è il sistema aziendale, chiamiamolo così, che ha più dipendenti in tutto il nostro paese e soffre di una atavica sovrapposizione di norme, leggi, leggine e regolamenti dal dopoguerra ad oggi. Ricorsi al TAR. Poi non parliamo di questo perché vabbè. Allora, io dico che il presidente Draghi già ha detto che la semplificazione della nostra pubblica amministrazione è il cardine di tutto questo. Allora, si potrà fare per settembre? Qualcosa si potrà fare, suppongo di sì e spero di sì, però io direi che dobbiamo puntare ad una revisione complessiva del sistema, sia di reclutamento, sia di emergenza, e come diceva l'onorevole Vacca, qui si tratta di una posizione, diciamo, che non può essere addebitata all'uno o all'altro partito. Qui, certo, bisogna, in questo momento abbiamo una compagine governativa, diciamo, che io come italiano sento di dire che sono orgoglioso che sia così, che unitariamente sta cercando di camminare in una certa direzione. Bene, questa direzione non può fermarsi alla settembre 2021, parlo della scuola, ma deve prospettare per il futuro un cambio di passo definitivo, il personale, quello che abbiamo detto, il middle management, eccetera, ma soprattutto garantire che quando siamo arrivati ai primi di settembre ogni classe abbia i propri docenti. Se questo sia possibile nel veloce correre di questi 2 o 3 mesi, ho qualche dubbio molto forte, però ritengo possibile farlo se ci mettiamo tutti quanti insieme, parlo delle parti sociali e della politica, a pensare che cosa potrebbe avvenire di diverso nei prossimi anni. Adesso non possiamo, però ci sono degli aspetti che vanno modificati e che sono diciamo, i gangli che hanno impedito in tutti questi anni che queste cose possano realizzarsi.
Professoressa Di Pietro, una domanda e una curiosità. Iniziamo con la curiosità. Io mi chiedo come vi state preparando anche l'Istituto Alberghiero a svolgere gli esami di maturità, che sono la prossima vostra scadenza, sperando magari di avere una gran percentuale di vostri maturandi già vaccinati. E poi come immagina la domanda e come immagina la riapertura post-pandemica di settembre del suo istituto? Noi ci stiamo preparando prima ancora che per effettuare gli esami di Stato, per effettuare gli esami di qualifica professionale che gli istituti professionali svolgono alla fine del primo triennio. E quindi stiamo predisponendo un regolamento specifico per gli esami di qualifica. Per quanto riguarda il nuovo anno scolastico, sicuramente saranno utili tutti i regolamenti, diversi regolamenti che abbiamo già predisposto, che riguardano non soltanto l'utilizzo delle aule, ma anche l'utilizzo degli spazi comuni e regolamenti specifici per le nostre sedi laboratoriali, dove il discorso sicurezza presenta delle specificità e anche delle caratterizzazioni particolari. Ma soprattutto io credo che noi cominceremo il nuovo anno con una nuova grande consapevolezza, che la scuola deve essere una realtà sempre molto solida, molto autorevole, ma nello stesso tempo deve acquisire una grande capacità di cambiamento, cioè deve essere sempre portata ad una innovazione continua, perché quello che la pandemia ci ha insegnato è che è necessario fronteggiare situazioni sono assolutamente inedite e che avvengono improvvisamente, e allora dobbiamo acquisire veramente questa attitudine al cambiamento, pur restando delle realtà molto importanti, molto solide. Grazie, grazie Preside, ci scusiamo un po' anche per averla fatta parlare meno, purtroppo la qualità del collegamento non era ottimale nell'ultimo suo intervento. Grazie, grazie, intanto buon lavoro. Io volevo far chiudere questa trasmissione a Francesca, poi ho un'ultimissima domanda proprio per Vacca prima di salutarci. Francesca, anche per te, insomma, qual è l'aspettativa per il prossimo anno? Intanto voglio dire di sapere il Marconi dove verrà ubicato, insomma, perché anche questo, insomma, mi pare che sia un tema molto concreto su cui pretendete una risposta, insomma, anche in tempi accettabili. Però poi in generale voglio dire, per gli studenti inizierà il primo anno di una nuova scuola oppure sarà la ripresa di una scuola con i problemi di sempre? Guardi, si spera comunque che si ritorni alla normalità, ovviamente dipende da tutta la società, non soltanto dalla scuola, del rispetto delle regole, di indossare la mascherina, mantenere il distanziamento. È vero che ci sta la campagna vaccinale, ma se non rispettiamo di fondo le regole, temo che sia un po' difficile tornare alla scuola di prima. Bene, io ti ringrazio Francesca, naturalmente continuerò a seguire anche le rivendicazioni degli studenti molto attivi in questa fase così importante per il mondo della scuola. Volevo far chiudere questa trasmissione a Gianluca Vacca, perché oggi è una giornata importante per l'Abruzzo, si va all'Aquila, si apre il Maxi, che è un grande esempio di ricostruzione post-sisma. Lei l'ha seguito particolarmente questa pratica da sottosegretario nelle precedenti fasi. Oggi si festeggia l'apertura del Maxi, però visto che ne stiamo parlando, sono ancora troppo poche le scuole aperte nella città devastata dal sisma e anche nel cratere del centro Italia. Ecco, su questo probabilmente è necessaria un'ulteriore accelerazione che sostanzialmente darebbe un segnale davvero di ritorno alla vita, alla normalità per tante centinaia di studenti che oltre 11 anni dopo il sisma sono ancora costretti a riniziare il prossimo anno nei MUSP. Vacca. Sì, questa purtroppo è ancora una ferita aperta sulla quale però sta lavorando il commissario Legnini, è uno dei dossier su cui sta lavorando. È vero, ci sono ancora delle scuole, delle situazioni di precarietà, ma ci sono anche molti studenti che riescono piano piano a tornare a scuola nei propri istituti. La ricostruzione sta andando avanti, avremmo voluto che andasse avanti più velocemente, però comunque l'importante è che non si fermi, l'importante è accelerare il più possibile anche qui
sta lavorando sul decreto semplificazioni anche per accelerare il più possibile, anche se le procedure per la ricostruzione già erano più facilitate. Ricordato l'apertura del Maxi L'Aquila oggi, proprio l'inaugurazione proprio oggi, sì, credo che sia una giornata importante per l'Abruzzo, non solo perché abbiamo il motivo d'orgoglio per l'Abruzzo, quello di ospitare l'unica seconda sede del Maxi, oltre quella di Roma, quindi questo credo che sia un motivo d'orgoglio, ma anche proprio come messaggio. Io credo molto nell'apertura del nostro territorio alle sfide del futuro, e sicuramente avere un museo di arte contemporanea importante e prestigioso come quello come il Maxi in una città, la città più storica che abbiamo noi in Abruzzo come l'Aquila, credo che sia un motivo di orgoglio e che soprattutto un messaggio anche di speranza proprio per non soltanto per i luoghi colpiti dal sisma, ma per tutta la nostra regione. Grazie, grazie a Gianluca Vacca, grazie a Carlo Frascari, Alessandra Di Pietro e Francesca Cantagallo, grazie soprattutto ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, a tutti voi vi diamo la buonanotte, arrivederci.